Sono partiti da alcune settimane i lavori di miglioramento della nuova rotatoria di Rosciano nella zona del Codma. La ditta sta proseguendo con gli interventi di allargamento della carreggiata, lo spostamento dei pali di illuminazione ai lati e ad altri interventi risolutivi come lo scolo delle acque piovane. Segnalazioni pervenute all'amministrazione comunale dai residenti, ma soprattutto dagli automobilisti e camionisti che frequentano maggiormente quel tratto. Al termine di questo primo intervento verranno poi effettuati i lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali e piste ciclabili. A parlarci nel dettaglio è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, Barbara Brunori. Abbiamo ampliato quelli che sono gli accessi di almeno un metro e mezzo delle banchine, realizzato un fosso di guardia per lo smaltimento delle acque, diciamo, verso il lato della bocciofila, livellato quello che è la parte del verde sulla parte, diciamo, verso l'abitazione, quindi lato Codma. E nei prossimi giorni, insomma, dovremo lavorare anche su quello che sarà il tappeto e la segnaletica. Oltre questo verrà realizzato un camminamento che è collaterale, diciamo, alla rotatoria, che non sarà proprio unito, perché proprio per lo smaltimento delle acque meteoriche non può essere un tutt'uno, altrimenti avremo un ristagno d'acqua e quindi danneggeremo ulteriormente l'opera. Quindi lo faremo leggermente distaccato e di una dimensione un po' più piccola, perché questo è un'anteprima a quello che invece sarà la grande opera della ciclovia del Metauro. È giusto per mettere in sicurezza anche le persone che naturalmente attraversano quell'area con bici e a piedi. E proprio per facilitare questa accessibilità realizzeremo anche degli attraversamenti pedonali, e l'area al centro verrà vegetata con dell'ulivo e della vegetazione, dei cespugli fioriti, diciamo, per quanto riguarda l'esterno. Questo proprio perché anche le rotatorie comunque sono luoghi di bellezza e vanno preservati come tale. La fine lavori dovrebbe essere prevista per metà marzo. Per quanto riguarda l'illuminazione, stiamo sistemando degli accorgimenti, perché non ci dimentichiamo che in quel punto passano anche le grandi imbarcazioni e quindi c'erano dei pali che puntualmente venivano sfilati e rimessi. Questo non era opportuno, quindi abbiamo trovato una soluzione illuminotecnica ideale per far sì che ci sia comunque luminosità sufficiente nella rotatoria, ma che non sia poi d'intralcio a quello che naturalmente è l'ospitalità di un lavoro che è molto importante anche per la nostra città, che è quello della marineria.